In una ciotola versa l'acqua, il miele, aggiungi lo zucchero, il pisto, la scorza d'arancia e mescola bene. Setaccia la farina 00, aggiungi la farina integrale e il bicarbonato d'ammonio setacciato. Mescola con la frusta. Tosta le mandorle per 10 minuti a 165 gradi. Sminuzzane 50 grammi ed aggiungile all'impasto. Incorporale bene. Spolverizza il piano di lavoro e trasferisci l'impasto. Incorpora le altre mandorle tostate. Trasferisci l'impasto in una ciotola. Copri con un canovaccio e ricordati di lasciarlo a temperatura ambiente per 24 ore. Per il seguito della ricetta di Rococò, metti segui e ci vediamo domani.